Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Olga. Ciao Buonasera. Marco, abbiamo di nuovo Marco Berchi con noi, il Buonasera. nostro amico che ora chiedo gentilmente ad Olga di andare a ripresentare per chi non si ricordasse chi è Marco. Abbiamo fatto passare un po' di tempo e ci siamo riaffacciati a queste nostre premiere Facebook con un argomento secondo me molto interessante che è il New Mexico. L'avevamo accennato qua e là, Olga, se ti ricordi, con la Route 66, ma poi non l'abbiamo mai preso in considerazione seriamente. E ora abbiamo deciso di fare due puntate e questa prima è con Marco Berchi. E ricordaci chi è Marco Berchi, Olga. Allora, Marco Berchi è un giornalista. È un giornalista Senza da. offesa, Marco, eh? Eh no, no, Senza sono offesa. abituato. Bene. Giornalista, moltissimi suoi pezzi potete leggerli sulla stampa online. Trovate facilmente i suoi pezzi. Io vi invito a leggerli perché sono del focus gustosissimi, oserei. Questo aggettivo sugli Stati Uniti d'America, perché Marco ha frequentato e frequenterà assidualmente il continente nordamericano, è un conoscitore dei luoghi dove lui si reca e approfondisce molto bene sempre anche gli aspetti storici, culturali e paesaggistici. Quindi direi che insomma le sue spalle sono belle robuste per permettersi di parlare di Stati Uniti d'America. Grazie di questa presentazione, grazie per l'invito, buonasera anche da parte mia e per me questa sera sarà anche più un'occasione per imparare perché New Mexico lo conosco meno di altre realtà statunitensi, per cui vi dirò le cose che ho visto nell'occasione di due viaggi distinti, ma ascolterò anche molto Stefano e te, Olga, perché ne saprete più di me. E tutti insieme spero che impareremo ad apprezzare questo stato che è ancora poco conosciuto, ma direi che forse Stefano è ora di cominciare il nostro viaggio. Eh sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Allora, guarda, andiamo subito a condividere lo schermo e partire con la presentazione. Così. È uno stato al quale io avrei dedicato anche tre puntate, a dire il vero, però Ma ci torneremo, Olga, ci ci sono molti torneremo, ci torneremo. aspetti. Solo Santa Fe, lo dicevamo prima, Esatto. solo Santa Fe meriterebbe di stare chissà quanto. Allora, qui sembra di essere in Messico e d'altronde questa è la realtà, perché poi il nome lo dice da solo. Qui siamo nella parte storica di Albuquerque, in una delle tante manifestazioni di carattere puramente messicano che si tengono, ogni tanto. In questa città, come in altre città del New Mexico. Allora, il New Mexico, cosa dire? È uno dei pochi stati americani in cui sono ben evidenti tracce di insediamenti umani che risalgono addirittura a 10.000 anni fa. I famosi, la cultura Anasazi, che abbiamo ritrovato anche nella Mesa Verde in Colorado, l'abbiamo fatta in qualche puntata fa, e qui sono ben presenti. Si parte quindi da insediamenti che arrivano fino al 500 d.C. Quegli insediamenti parlo di costruzioni, le famose kivas, quelli che poi vengono conosciuti come pueblo, come costruzioni, che poi sono arrivate fino al 1300-1400 e le troviamo diffuse in tutto lo stato e poi ne parleremo. Ci sono centri culturali importantissimi come Chaco Canyon, che lo vedremo nella prossima puntata, non lo vedremo in questa. Ci sono i 19 Pueblos e qui va ricordato che prima di entrare, stop un attimo, prima di entrare nel vivo, che qui praticamente gli spagnoli di Francisco Vázquez de Coronado nel 1540 fino al 1542 sono arrivati fino a quassù. Sono arrivati, lo vedevamo, torno un attimo indietro, giusto per far capire a chi ci segue, che sono arrivati praticamente nella parte che addirittura tocca il Kansas e vediamo se ce la faccio, scusate. Ecco qua, in questa foto in basso è ben chiaro, cioè praticamente la spedizione di Coronado è arrivata toccando tutto il New Mexico e poi ha toccato i ben 19 pueblo, che erano anche molto più di 19, è arrivata fino alla parte nord del Kansas, alla parte centrale del Kansas. Quindi qui gli spagnoli hanno praticamente
colonizzato questa regione ben prima, Olga, anche della parte a te ben cara del New England, a cui sono arrivati gli inglesi. Quindi qui storia antichissima da questo punto di vista, parlando ovviamente di America. Allora Marco, tu ci sei arrivato con questo treno diciamo in New Mexico, a Albuquerque, un treno che è un treno... Con una spedizione più agevole, più facile, in treno, potremmo aprire, magari potremmo fare una puntata poi ad hoc sui treni degli Stati Uniti, limitiamo a dire che il treno negli Stati Uniti è un mezzo di trasporto secondario rispetto all'aereo, a causa delle dimensioni della nazione, ma comunque è che tra l'altro è oggetto periodicamente di piani di rilancio e di ammodernamento da parte delle varie amministrazioni. Vedremo adesso l'amministrazione Biden che pare voglia stanziare cifre importanti anche per lo sviluppo del trasporto ferroviario negli Stati Uniti, ma rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa non troviamo lì certo l'alta velocità, troviamo la bassa velocità, anche su itinerari che sono comunque di dimensioni enormi, perché la sola tratta che io ho percorso da Chicago a Los Angeles è di circa, dunque da Chicago ad Albuquerque sono 1340 miglia, quindi circa 2000 chilometri. Io ho viaggiato appunto da Chicago fino a Los Angeles in due tappe e si viaggia per due giorni e due notti, si fanno due notti in treno. La partenza da Chicago, dalle Union Station, quella del film Gli Intoccabili, delle ultime sequenze del film, se ve lo ricordate. E le carrozze appunto sono comode, non sono come quelle della nostra alta velocità, ma hanno diverse soluzioni anche per il pernottamento. Marco, ti interrompo, lo sai perché? Tanto la slide dopo è quella che fa vedere, sai cosa volevo dire? Giusto una nota storica. Dimmi. Che questa ferrovia, perché adesso questo treno si chiama Southwest Chief. Allora, faceva parte storicamente di quella che era l'Hutchinson, Topeka e Santa Fe Railway, che da seconda metà dell'Ottocento è stata una delle ferrovie più importanti degli Stati Uniti. E questo treno, il Southwest Chief, lo fecero debuttare nel 1937 sulla rotta Los Angeles-Chicago, quindi all'incontrario, chiamato a suo tempo Super Chief e chiamato anche Treno delle Stelle, perché in quegli anni era molto frequentato dalle star di Hollywood. Tra l'altro era una linea ferroviaria molto sofisticata per l'epoca, perché aveva già l'aria condizionata, le vetture, il ristorante, aveva già tutte queste cose incredibili. Nel 1971 ha preso tutto in mano l'Amtrak ed è diventata quella che stavi raccontando te, la linea. Allora, prosegui pure, scusa. Abbiamo un'idea dei panorami che si attraversano, attraversando da dopo Chicago l'Illinois, l'Iowa e il Missouri, poi si entra brevemente in Colorado e poi si passa nel Kansas, quindi vedendo le grandi coltivazioni del Kansas, e poi si arriva in New Mexico. Volevo dire che una cosa importante, si vede nella cartina in basso, questo è uno degli assi est-ovest, anche se si parte da Chicago, che è il grande hub di Amtrak, e poi ce ne sono altri, c'è l'Empire Builder, che da Chicago va fino a Seattle, e poi il California Zephyr, che sempre con partenza da Chicago conduce fino a San Francisco. Un altro asse molto interessante, che purtroppo non ho ancora percorso, è quello ferroviario che parte addirittura da New Orleans in Louisiana e raggiunge Los Angeles toccando il Texas, l'Arizona e il Nevada. Il viaggio in treno è un viaggio molto interessante, perché è un viaggio assolutamente poco turistico, ma che permette di vedere la gente da vicino, nella lunga durata della percorrenza, nelle occasioni di incontro che ci sono, nel vagone ristorante, vedete in alto la carrozza panoramica in cui ci si sposta durante la giornata per andare a vedere i panorami più interessanti. Al centro si vede uno scorcio di una delle cabine, ci sono cabine singole, cabine doppie con servizi. Le doppie sono ottime anche per un uso singolo, perché c'è un pochettino più di spazio, e come vedete le conformazioni si trasformano dalla versione giorno a quella notte. Non bisogna avere fretta, ecco, come dicevo forse poco fa, si parte ai primi del pomeriggio da Chicago e si arriva circa 24 ore dopo ad Albuquerque, dopo circa
2000 chilometri di viaggio. Ma le occasioni, come dicevo prima, sono interessanti perché si incontra la gente, si incontrano commessi viaggiatori, giovani coppie, studenti, gente che magari ha disponibilità economiche più limitate rispetto a quelle del viaggio in aereo, che non ha fretta, magari nonni che vanno a trovare i nipoti, e tutta gente che normalmente ha voglia di chiacchierare, di incontrarsi, ti chiedono se sei italiano, ma come mai viaggi in treno, e quindi un'occasione di incontro con la gente americana più facile di quelle che si trovano nelle frenesie degli aeroporti. Quello di sicuro. Il tuo collega Beppe Sevegnini ha fatto, se lo sai bene, un viaggio bellissimo in cui racconta questa esperienza sui treni e in cui racconta come i treni merci in America passano avanti ai treni passeggeri come precedenza, e questo te la fa capire sull'importanza, almeno al momento, speriamo cambi qualcosa, che sì, danno al treno passeggeri come mezzo di trasporto. Sì, è chiaro che le linee in zone più antropizzate, come tutta la East Coast e la West, certo, Coast, hanno altre caratteristiche, hanno più fermate, carrozze e, certo, anche velocità, certo, più elevate. Adesso comunque queste immagini fanno vedere che il treno passa da posti dove non ci sono strade, quindi paesaggi, sì, che li vedi solo col treno, questi scorci qua. Almeno, infatti, e tutti i locomotori diesel, quindi a volte ne devono mettere due, come si vede nell'immagine sotto, sia per le dimensioni del convoglio, sia perché, non essendo linee elettrificate, bisogna di avere carburante per tutta la tratta. Assolutamente. Allora, questo treno, purtroppo, lo dicevamo prima fuori onda, creando fra noi, bypassa, perché con la nuova linea bypassa Santa Fe, perché in realtà la città più importante, diciamo così, in realtà è bypassata, e arriva ad Albuquerque, che ora andremo a vedere, dove te ti sei fermato e lì poi ti sei spostato con macchina a noleggio, immagino, no Marco? Sì, 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 con macchina a noleggio, e poi anche grazie all'ospitalità di una tour operator italiana che operava da quelle parti, allora dico operava, certo, perché non è più lì. Certo, certo. E sei arrivato, certo, poi come prima tappa, anche te hai fatto Albuquerque. Allora, certo, questa regione di Albuquerque era, come tutta la parte di New Mexico, era abitata già da popolazioni cosiddette paleoindiane, cioè migliaia di anni fa, e che poi si sono trasformate intorno agli anni 700, cioè non il 1700, il 700 del secolo scorso, hanno iniziato a trasformarsi da popolazioni nomadi a popolazioni stanziali e costruire i vari pueblo da cui sono nate tutte le culture pueblo che poi andremo a vedere. Albuquerque era una di queste aree qua. La città in sé è stata fondata nel 1706 da Francisco Fernández de la Cueva, dandogli il suo nome, cioè lui era il decimo duca di Albuquerque, il nome è stato dato in sua memoria. Cose bellissime da vedere a Albuquerque. Olga, so che tu sei particolarmente legata a questo tipo di architettura, perché qui poi siamo in piena Route 66, questa è una cosa importante, in cui si trovano simboli architettonici degli anni 20-30 straordinari, come il Teatro Chimo. So che a te piace molto questo genere di architettura, perché poi ce ne sono anche altre. A me in generale Albuquerque è piaciuta molto, perché per chi ama le architetture non è da sottovalutare questa città. Purtroppo quando ci si arriva, perché è sede di aeroporto internazionale, quindi è quasi, diciamo, naturale, no, atterrare ad Albuquerque per affrontare poi l'esperienza del New Mexico, si tende a starci troppo poco ad Albuquerque. È vero, si scappa. L'immagine del Chimo, che è un cinematografo teatro, è abbastanza, diciamo così, rappresentativa di quella che è l'architettura degli anni 30, quindi parliamo di uno stile liberty contestualizzato evidentemente a questo ambiente del southwest statunitense. Quindi ci sono delle decorazioni ovviamente di origine ispanica molto chiare sulla facciata di questo palazzo, e poi ovviamente tutta una serie di decori, tipo anche la forma delle finestre, che ricordano molto ovviamente le tradizioni moresche spagnole. Ma al di là di queste architetture, dove comunque ne possiamo trovare abbastanza ad Albuquerque, quello che secondo me è abbastanza sorprendente in questa città è tutta una serie di edifici, è una collezione abbastanza importante con delle firme anche di architetti importanti, che appartengono invece al modernismo, quindi all'architettura ormai di epoca moderna.
E direi che qua, per un appassionato, ci sono vari distinti palazzi, edifici, che hanno sia un uso, diciamo, pubblico, governativo, che un uso privato, che sono veramente degni di nota. Quindi io direi che Albuquerque dovrebbe essere un po' presa in considerazione per questo aspetto architettonico. Quindi c'è un retaggio antico, tradizionale, rappresentato evidentemente dalla struttura tipica adobe o ispanica, ha invece tutta una corrente che è partita dagli anni 70-80 in poi, che è invece rappresentativa del modernismo. Aprirei una piccola parentesi, se mi consentite, perché chi ci ascolterà molto spesso sentirà che noi usiamo la parola adobe. Cosa vuol dire adobe? Adobe è proprio una delle caratteristiche architettoniche tipica del New Mexico. E qui la vediamo. Allora, sono costruzioni, e la vediamo già in basso in questa chiesetta ben rappresentata, che alla base sono costituite da argilla, sabbia, paglia, che è fondamentale per tenere insieme l'impasto, che vanno a costituire dei mattoni. Ok? E questi mattoni poi venivano usati per edificare dalle case, le abitazioni, le chiese, palazzi e via dicendo. Hanno l'adobe una peculiarità termica, no? Proprio dovuta al tipo di materiali che vengono usati. Uno penserebbe che magari d'inverno questi ambienti costruiti d'adobe siano freddissimi. In realtà no. In realtà riescono a conservare il calore, così come all'opposto in estate rappresentano un'ottima areazione. Quindi l'adobe è senz'altro rappresentativo di quello che è l'edilizia nel New Mexico, ed è senz'altro anche molto iconico, molto di gran fascino. Certo, ci richiama al Messico, ci richiama a delle memorie ispaniche latine. Volevo solo ricordare che sulla scia dell'adobe, anche da noi in Italia, si costruiva con mattoni di argilla, sabbia e paglia. Basti solo citare l'esempio della Sardegna, dove troviamo moltissime specie di adobe. Quindi questa è una caratteristica che ho voluto specificare. E quindi approfittarne di andare in giro per Albuquerque e ammirare tutte queste costruzioni, che sono ovviamente costruzioni che interessano anche dei musei, no? Sì, perché... certo, perché poi sono tutte rimesse, abbiamo visto la chiesa che dicevi prima, è la chiesa di San Felipe Neri del 1706, per dire, quello era il downtown storico di Albuquerque. Tra le cose da vedere, il museo, sicuramente l'Albuquerque Museum, che fa un po' tutta la storia culturale della regione, e una nota, diciamo, di attualità è che la statua di San Juan Oñate, anzi, pronunciato giustamente, questo conquistadore sin qua illustrato a sinistra, era esposta fuori dal museo, è stata rimossa l'anno scorso dopo le proteste dei nativi, perché ovviamente questi conquistadores, poi lo vedremo anche con Marco, lo accenneremo, insomma non è che andavano tanto per il sottile quando hanno fatto il loro percorso tra il 1542 in poi per tutto il New Mexico, quindi hanno conquistato a son di spada queste popolazioni, con anche opposizione giustamente alle popolazioni, c'è stata la rivolta del Pueblo, poi l'accenneremo, e quella statua che prima era simbolo un po' di questo museo, che è comunque un museo importantissimo da visitare, dopo le rivolte di giugno dell'anno scorso l'amministrazione della città ha deciso di rimuoverla, e secondo me tutto sommato non è sbagliata come cosa, perché qui si sta parlando di una conquista un attimo cioè al segno della violenza, come poi è stata tutta la conquista americana, sia ben chiaro, ma in questo caso penso sia stata veramente a livelli abbastanza importanti. Qui siamo nel centro culturale. Esatto, come diceva prima Olga, ad Albuquerque si rischia di fermarsi troppo poco, sicuramente per poco che ci si fermi non bisogna assolutamente mancare una visita a questo Indian Pueblo Cultural Center, perché è un po' come, non so,
paragone un po' esagerato, ma come il Louvre per l'arte occidentale, cioè se devi andare lì per capire che cosa vedrai in seguito in New Mexico dal punto di vista della cultura degli indiani Pueblo. Perché noi abbiamo anche questa immagine stereotipata, no? Dei nativi americani che sono gli indiani delle grandi praterie, che per carità sono probabilmente il cluster etnico più importante, ma non l'unico. Un altro cluster importante e fondamentale è quello appunto della cultura Pueblo, dei nativi che vivono nelle zone del sud-ovest sostanzialmente degli Stati Uniti e che non hanno come... Non sono nomadi, non hanno i tipi perché non vivono solo della caccia al bisonte come gli indiani delle grandi praterie, e vedremo dopo dove vivono e dove vivevano, e visitare questo centro culturale che è un museo attrezzato benissimo con tutti gli aspetti etnografici, artistici, le mostre permanenti, le mostre temporanee e quant'altro è fondamentale. Oltretutto c'è anche il Harvest Café, quindi il caffè del raccolto, dove si possono, oltre ovviamente ai cibi e alle bevande classiche degli Stati Uniti, trovare preparazioni e ricette a qualunque ora fatte con i prodotti del territorio. Fra tutti è consigliabile, perché è come la pizza per noi, il fry bread, quindi questa specie di pane piatto che assomiglia, che fa vedere anche l'uniformità delle culture del cibo nel mondo, no? Perché tu ritrovi la pita o il pane arabo nel Mediterraneo, trovi la pizza in Italia, lì trovi questo fry bread che poi è accompagnato da qualsivoglia condimento e guarnizione. Quindi insisto, se andate ad Albuquerque, un paio d'ore all'Indian Pueblo Cultural Center vanno trascorse, perché così avrete lo sguardo sui pueblo che visiterete, che visiteremo anche noi fra poco. Io mi sento anche di dare un consiglio: quando si entra nel museo, la prima cosa subito da fare è informarsi sul calendario della giornata, perché in questo museo c'è una plaza esterna, una grande corte molto bella, si vede nelle foto. Dove si svolgono delle danze native. Allora, conformemente al tempo che si ha a disposizione, alla fascia oraria di visita, è sempre molto importante sapere se nella giornata di visita ci sono delle danze, delle esibizioni nella plaza. Io le consiglio, io stesso ho partecipato a una bellissima manifestazione di danza, e sono tutte danze che poi vengono commentate e che vanno a riflettere quella che è la tradizione dei pueblos. Quindi, importantissimo, perché se, come diceva Marco Berchi, gli indiani delle praterie nelle loro danze vanno a enfatizzare la caccia al bisonte o lo scontro e le battaglie, qua invece troveremo molte danze che vanno a enfatizzare il raccolto, il gran turco, e vanno poi giustamente a compensarsi con quelle che sono le decorazioni nei vari abiti, nei costumi da parte appunto dei danzatori e delle danzatrici native. Io ritengo che questa sia senz'altro qualcosa di non turistico, estremamente ben fatto, e direi che stiamo parlando di antropologia ed etnologia, quindi val bene passare alcune ore in questo museo. Assolutamente. Per chi ha la fortuna e l'opportunità di andare ad Albuquerque in ottobre, tutti gli anni, prossimo dal 2 al 10 ottobre 2021, c'è questa che è l'Albuquerque International Balloon Fiesta, che è qualcosa di straordinario. Una manifestazione iniziata quasi per scherzo nel 1972 con 13 mongolfiere, a fine anni 70 era già diventata una manifestazione con oltre 200 di questi palloni aerostatici, e adesso pare che ce ne siano ogni anno più di 500 che prendono il volo, e vi lascio immaginare, perché poi le vediamo delle forme più disparate, c'è in basso a destra a forma di diligenza, poi ci sono a forma di vari personaggi, cioè una cosa pazzesca. Viene tenuto in un parco appositamente, il Balloon Fiesta Park è appositamente attrezzato a nord della città, ed è qualcosa di straordinario per chi ha la possibilità di andarci ad ottobre.
Passiamo a quella che è la capitale dello Stato e che poi è la città più conosciuta, che è Santa Fe. Come è stato, Marco, il tuo approccio alla città? Beh, intanto, appunto, come diciamo prima, ci sono arrivato in auto attraverso paesaggi e colori straordinari che sono veramente il fascino del New Mexico, che non si trovano solo qui, ma in tutto lo Stato. E poi sì, la cosa da notare è che siamo a 2200 metri di quota, quindi siamo una quota importante che rende anche l'aria molto più tersa e quindi enfatizza ulteriormente i colori. In parte alcuni li vediamo anche nelle diapositive che sono in basso di questa slide. E poi niente, l'approccio a questa città va fatto anche guardando un pochettino la storia, perché è meglio documentarsi un attimo prima, nel senso che si scopre che Santa Fe è stata la prima città capitale del continente nordamericano, perché noi abbiamo sempre in mente, anche in parte giustamente, che la storia degli Stati Uniti inizia con i padri pellegrini nel 1621, ma non è del tutto così, perché la parte meridionale di quelli che oggi sono gli Stati Uniti era il dominio spagnolo, e qui abbiamo una Santa Fe già in grande evoluzione prima del 1620. Sai qual è il problema, Marco? Il problema è che quella parte lì d'America in realtà era Messico, è diventata America dopo il 1848, eccetera, eccetera. Quindi è quella poi la contraddizione storica che fa nascere. A proposito di architettura, poi le vedremo nelle slide successive, ci sono tipiche situazioni che ritroviamo in Messico e anche in Sud America, certo. Come per esempio la grande tradizionale Plaza Centrale, certo. Quella che poi in Sud America si trova come Plaza de Armas, che è veramente il cuore dell'agglomerato urbano. Poi, appunto, Marco, una nota storia, giusto che accennato alla storia, praticamente la città è nata, è sorta nel 1610 con quel signore che abbiamo citato prima, di cui hanno smantellato la statua, Juan de Oñate, che arrivò qui e fondò la città, gli diede il nome, diciamo la Villa Real de Santa Fe, e oltretutto aggiungendosi de San Francisco de Assis, di cui vediamo, ecco, la chiesa che è stata praticamente costruita già inizio Settecento, ma poi questo che vediamo, questo edificio qua, in realtà è stato rifatto tra il 1868 e il 1886. Quindi era tutta una colonizzazione, Marco, era una colonizzazione religiosa. In questo caso ci sono i francescani che seguivano, questa è la storia comune di tutto Sud America, Centro America. I francescani sono per il sud-ovest degli Stati Uniti quello che i gesuiti sono per l'America Latina, che abbiamo visto in esatto. Mexico, per il Brasile, Paraguay, eccetera. Tant'è vero che tutti i nomi della toponomastica sono rimasti tali e quali, da Santa Fe, non parliamo poi di tutta la California, ma ne parleremo un'altra volta, quindi da Los Angeles fino a San Diego i nomi vengono da lì. Qui vedo che hai messo anche delle immagini storiche che fanno vedere, perché poi fanno vedere com'era, perché infatti la chiesa, ripeto, il sito originale risale ai primi anni del Seicento, ma poi in realtà la chiesa, quella che vediamo, è della seconda metà dell'Ottocento. Invece una cosa curiosa, Olga, qui c'è la prima martire nativa americana simboleggiata con questa statua, che è questa Santa Cateri, che è praticamente una donna di origine algonchine, Mohawk, dello stato di New York, che è stata beatificata, mi sembra, nel 2012 è stata riconosciuta ufficialmente come santa, canonizzata, ecco il termine esatto che non mi veniva. È una algonchina del 1656-1680, questo è il periodo in cui è vissuta. E quindi qui è stata, per far vedere anche come la città è in ottima simbiosi fra cultura nativa e cultura occidentale, nel caso spagnolo, quello che abbiamo detto finora. E infatti hanno messo la statua insieme a quella di San Francesco d'Assisi, lì accanto c'è anche la sua di statua, e questo mi sembra anche comunque un gesto assolutamente apprezzabile per quanto riguarda anche far capire l'ottima commistione culturale che c'è nella città, ed è quello che si apprezza, perché a me è quello che è rimasto molto impresso, secondo me, della città: il fatto che si respiri Messico, si respira America, si respira Spagna, si respira tutto qui dentro, assolutamente. Infatti. Qui vediamo anche l'interno della chiesa. Vabbè, ora sai, parlare di chiese noi, Marco, obiettivamente, però è molto strano parlare di chiese in America, perché ne vedi di chiese cattoliche pochissime. Vedi semmai. Prima qua c'è l'influsso spagnolo e messicano successivo. Questa
Cappella con la doppia T di Loretto, che è evidentemente ispirata a Loreto, pensa, l'hanno costruita cercando di imitare lo stile della Sainte-Chapelle di Parigi. Quindi, infatti vediamo alcuni elementi goticheggianti come il rosone, alcune guglie e quant'altro, ma all'interno la curiosità che acchiappa i turisti e i visitatori è questa scala elicoidale che, come si può vedere dalle immagini, è autoportante, cioè non c'è un trave al centro, una struttura che la regge, ma si regge da sola. Ovviamente sono fiorite le più strane leggende sul fatto che sia stata costruita miracolosamente, quant'altro. Dalla mattina alla sera, da un misterioso viandante che la fece trovare a questi monaci la mattina dopo, vabbè, però è architettonicamente straordinaria. Tra l'altro la chiesa è di fine 600 e poi ricostruita nel 1710, quindi è sicuramente un pezzo di storia importante degli Stati Uniti, non solo di Santa Fe. Perché queste date, per trovarle negli Stati Uniti che conosciamo classicamente noi, bisogna andare nella costa est, dopo i primi coloni, siamo gli albori della storia americana. Ma qui ce l'avamo già da prima. Fra l'altro, guarda, questa ce l'ho messa apposta, la San Miguel Chapelle è praticamente la chiesa più antica d'America, né più né meno, perché questa è veramente risale a inizio 600, ricostruita anche questa, come tutte gli edifici che vedremo, hanno un anno di fondazione, ma poi in realtà ci sono tornati sopra e se no non sarebbero arrivate agli anni nostri. Questa è stata rimaneggiata nel 700, però rimane almeno sulla carta la chiesa più antica d'America. E qui accanto, nella foto in basso a destra, dove c'è questo vialetto e quell'edificio in basso, ora non l'ho evidenziato con altre foto, ma in teoria lì c'è la casa in muratura più antica d'America, perché risale allo stesso periodo, più o meno inizio 600, della chiesa, ed era uno dei primi edifici che ancora rimangono in piedi di quegli anni lì. E prima abbiamo parlato di treni, Marco, e questo purtroppo è l'unico rimasto nella storica stazione di Santa Fe, perché questo, Olga, lo volevi dire anche te questa cosa, è praticamente un treno che collega Santa Fe con Albuquerque ed è l'unico pezzo di storia ferroviaria che è rimasta in città, perché la ferrovia seria da Santa Fe non ci passa più, ci passa solo questo treno metropolitano urbano, chiamiamolo. Allora, questa è una, però, la situazione nella quale ci troviamo è importante, perché la rail yard, che è il deposito ferroviario, ma al contempo è un quartiere importante a Santa Fe. Allora, qua il discorso della ferrovia è singolare, perché i treni passarono e furono importantissimi, la strada ferrata per Santa Fe fu importantissima dal 1880. Per 100 anni la presenza del treno e della ferrovia dettò tutto quello che era il tenore degli scambi commerciali, no? E quindi del posizionamento anche di Santa Fe come polo economico, no? Nel New Mexico. Poi 100 anni dopo, ahimè, con l'avvento ovviamente di altri mezzi di trasporto, tra i quali in primis le automobili e gli aerei, va un po' a decadere il discorso del valore del treno come mezzo di trasporto. E qua si lega istantaneamente il discorso che va a decadere anche la rail yard, perché non avendo più passaggio di treni, evidentemente un quartiere che va a deperire. Allora, qua è interessantissimo, perché la rail yard oggi è il più grande distretto artistico e il più grande centro di attività della città di Santa Fe. È stato inaugurato nel 2008, ma la sua storia alle spalle, cioè rivalutare la rail yard e farne un quartiere che diventasse utile per i cittadini, per chi vive a Santa Fe, e non diventasse un quartiere dormitorio oppure un quartiere solo per alberghi oppure l'ennesimo shopping mall, ecco, è stata una bella battaglia. I cittadini, diciamo che al primo progetto municipale reagirono molto male e dissero no, non ci piace assolutamente. Fu talmente forte questa risposta contro un'edilizia non sostenibile, non comunitaria, che la municipalità dovette cambiare direzione.
Passarono molti anni di studi, di valutazioni, però fu un momento molto bello per la comunità di Santa Fe perché fu coinvolta completamente nella decisione. Quindi è uno di quegli esempi in cui i cittadini hanno praticamente deciso insieme alla municipalità che valore dare a questa rail yard. Poi eventualmente chiamarono evidentemente esperti architetti e costruirono quello che oggi è la rail yard che uno va a visitare. Allora qua troviamo moltissime gallerie d'arte, un museo di arte contemporanea meraviglioso, troviamo una sala cinematografica immensa e troviamo ovviamente spazi per la danza, spazi per esposizioni, spazi per manifestazioni anche all'aperto e poi ovviamente spazi di accoglienza di avvenimenti ed eventi che sono legati fortemente alla città. Primo fra tutti il Farmers Market. Il Farmers Market svolge ogni mattina, è secondo me uno stimolo interessantissimo per cominciare a capire anche gli odori, i profumi, i sapori, i prodotti che ovviamente sono di casa nel New Mexico, ma non c'è solo questo, perché evidentemente ci sono anche altri mercati, ad esempio il mercato dell'artigianato. È un mercato importante che si svolge ogni domenica, sempre ovviamente in questo enorme spazio. E ricordo anche un centro culturale ispanico, il Museo Cultural, che proprio ha sede qui nella Rail Yard. Quindi la Rail Yard è non più solo e unicamente un deposito ferroviario, non è più dove si va a prendere questo shuttle su rotaia, come dicevi tu Stefano, un po' una metropolitana leggera che per solo $10 ti porta da Santa Fe ad Albuquerque e viceversa. Allora qua rallenterei le immagini perché, se puoi tornare indietro, per far entrare un po' nello spirito di questa città. Allora, innanzitutto è una città che è stata dichiarata dall'UNESCO Creative City. L'UNESCO sappiamo che ha una collezione di città in Nord America che sono, e non solo in Nord America, evidentemente in tutto il mondo, che sono caratterizzate dalla fortissimo orientamento verso il patrimonio dell'artigianato e delle arti. E Santa Fe è stata nominata ovviamente città creativa dell'UNESCO. Noi vediamo uno scorcio in questa slide di quello che poi ne parleremo magari in un'altra puntata, è il museo dedicato all'artista per adozione, per eccellenza, Giorgio Chifi, ma non c'è solo questo, direi che Santa Fe ha un numero ridondante di musei, ecco, è per quello che a Santa Fe non ci si può rimanere uno o due giorni, non fosse altro che ogni museo è più bello dell'altro, museo di tutti i generi, di tutti i tipi, ma comunque di tipo artistico e culturale. Qua vediamo uno scorcio molto bello di quelli che sono ovviamente il palazzo dei conquistatori e il palazzo del governatore, che è il centro, praticamente l'ombelico di Santa Fe, dove è un po' il polo di diciamo d'appuntamento di tutti, dei visitatori, ma non fosse altro che si svolge qui il mercato artistico degli indiani nativi e anche il mercato ispanico. Qua vediamo alcuni elementi che vanno a costituire l'artigianato e l'arte del New Mexico. Abbiamo questi bellissimi tessuti, c'è molta tradizione legata ai telai, ai tessuti e quindi di rimando a quella che è una cultura evidentemente che troviamo molto ricca e molto ampia in Messico, per tutto quello che è la pottery, quindi tutto il vasellame, importantissimo perché ci lega di nuovo ai pueblos e alle tribù dei pueblos. Una passeggiata di riguardo se la merita la Canyon Road. La Canyon Road è una strada, come lo dice la parola stessa, è di non più di 2 chilometri, costellata di gallerie d'arte
e di studi di artisti. Quindi chi è appassionato deve prendersi un po' di tempo, perché evidentemente qua sono gli artisti al lavoro nel loro ambiente. Olga, posso aggiungere una cosa su questo punto che stai citando molto opportunamente? Certo. È questo, prima parlando di Albuquerque, ricordavo che il mio primo viaggio lì era stato anche sostenuto da una tour operator italiana che operava in zona. Si chiama Patrizia Antonicelli, la cito perché la sua storia mi pare interessante per come me l'aveva raccontata, proprio per l'aspetto che dici tu adesso. Lei adesso non è più lì, è rientrata in Italia, ma aveva conosciuto il New Mexico attraverso le opere d'arte fatte dagli artisti attuali, visti in Europa. Quindi aveva visto questi lavori artistici di ceramiche, di tessuti e quant'altro, con questi colori fantastici che si sono visti nella slide precedente. Ha avuto l'occasione di recarsi in New Mexico per vedere dove venivano prodotti, per incontrare questi artisti, è rimasta folgorata dai colori, dalla naturalezza, dall'ambiente, e si è trasferita lì e poi ha avviato la sua attività di tour operator, con cui ha portato moltissimi italiani ed europei in tutto il sud-ovest. Questo per dire che Santa Fe è, penso si possa dire, uno dei posti più importanti di tutti gli Stati Uniti per la produzione artistica attuale. Ma direi che da sola la Canyon Road, e non voglio esagerare, riesce ad arrivare a 250 gallerie d'arte, studi d'artisti. È veramente incredibile. Quindi per chi veramente ama l'arte, senza per forza di cose essere dedito all'arte, ma il fatto di amarla, Santa Fe è una calamita importantissima. Peraltro abbiamo nominato quella che è l'espressione artistica anche dei nativi, tramite evidentemente la loro arte, la loro cultura. Qua in primo piano parliamo del turchese. Il turchese è sinonimo, né più né meno, dei paesaggi dei popoli del Southwest. Non turchese è solo argento, turchese argento. Direi che non è l'unico retaggio del New Mexico, perché poi lo troviamo evidentemente anche in Arizona e non solo. Però direi che i Pueblo e i Navajo indossano il turchese, che è una pietra identitaria importantissima. È prezioso quanto l'oro, no? Ed è espressione proprio della cultura dei nativi indiani. È stato valorizzato per migliaia di anni, e alcune delle miniere più importanti in territorio statunitense sono proprio nel New Mexico, e le troviamo non molto distanti da Santa Fe, ne parleremo. E comunque le Cerrillos, le montagne non lontane da Santa Fe, dal Albuquerque, è praticamente la vena di turchese principale del New Mexico, tant'è che vengono chiamate anche Turquoise Mountain. Ora, è evidente che fare adesso un discorso sul turchese sarebbe troppo lungo. Io invito comunque a chi è appassionato del turchese, soprattutto del simbolismo che c'è nel turchese, ad andare a visitare assolutamente ad Albuquerque, e quindi facciamo un passo indietro su Albuquerque, uno dei musei, se non il museo in assoluto più importante e più vasto di tutti gli Stati Uniti d'America, che è il Turquoise Museum. È patrimonio privato, né statale, tantomeno né federale. È una famiglia che si tramanda da 5 generazioni, la maggiore competenza in assoluto in territorio americano sul turchese. E anche, oserei dire, sono grandi compratori, grandi commercianti, grandi collezionisti, grandi lavoratori del turchese, quindi sanno addirittura tagliare il turchese. Chi volesse andare ad Albuquerque a dedicare un po' di tempo a questo museo, penso che ne avrà una massima gratificazione. Tornando invece a Santa Fe, basterebbe frequentare il Santa Fe Indian Market,
che è importantissimo, che si svolge ogni giorno nella piazza principale, per ovvedere direttamente disposti proprio sul selciato, sotto i portici, i vari rappresentanti artigiani nativi che vendono proprio i propri gioielli, cioè fatti da loro, quindi non seriali. E assolutamente è incredibile la collezione che si può trovare. Questa, Olga, questa si riferisce però, l'immagine si riferisce al Santa Fe Indian Market, quello che si tiene ad agosto, l'evento più grande. Poi quello che dici te giustamente è il mercato giornaliero dei nativi che c'è sempre. Esatto. Ma questa è una manifestazione un pochino più imponente. No, questa è la più grande fiera in assoluto che si tiene negli Stati Uniti d'America ad agosto, ed è un festival praticamente. È un grande mercato. Quello di cui parlo io è il mercato quotidiano che si tiene nella piazza principale, così come lo Spanish Market è un'altra manifestazione importantissima. Quindi questa a luglio mi sembra che accada, esatto. Ed è dedicata a tutti, quindi, arte di origine spagnola, esatto. Messicana ovviamente. Questo per dire che Santa Fe attira incontestabilmente tutte queste espressioni artistiche fortemente caratterizzate da una cultura etnica, no? E dalla storia. Last but not least, ultima chiusura evidentemente sul turchese, anche Santa Fe però ha un museo specifico che riserva, direi, delle collezioni straordinarie. È un museo che non viene quasi mai citato, o meglio, non si presenta nella top dei primi cinque, ed è il Wheelwright Museum, anche questo un museo che è nato grazie a una donna che ha fondato uno centro di studi sui gioielli del Southwest. E ovviamente in questo museo ci sono, c'è cioè una sezione totalmente dedicata al turchese, con una collezione straordinaria. Parlando di altri musei, è innegabile che bisogna andare a vedere il Museum of International Folk Art, molto bello, quindi arte folcloristica internazionale, il New Mexico History Museum, che è altrettanto importante, anche perché qua non si parla più solo unicamente di pueblos e di indiani, ma si parla anche di quello che è la visione, come dico io, cowboyesca, e quindi tutto un retaggio culturale che ovviamente è parallelo e fa parte in assoluto di quello che è il tessuto della cultura del New Mexico. Poi abbiamo il Museum of Indian Arts and Culture, straordinario. Io questo qui dedicherei un attimino di tempo perché è vastissimo, per non parlare poi del New Mexico Museum of Art. E via dicendo, nel senso, ne abbiamo citati solo alcuni, ma per far capire quanto è vasto il patrimonio di Santa Fe, e quindi fate poi un po' i conti su quante giornate insomma sarebbero da dedicare a Santa Fe. Tu, Marco, ne avevi un altro in mente di musei forse anche? No, avevo in mente lo cito brevemente per riprendere il tema del collegamento tra l'arte tradizionale e l'arte moderna che si esprime qui, e c'è un istituto che si chiama Institute of American Indian Arts, dove appunto giovani artisti lavorano con nuove produzioni che si collegano a quelle tradizionali. Ma volevo fare un cenno brevissimo anche al fatto che attorno a Santa Fe, giusto anche per completare il range di attività e di cose che si possono vedere e fare, c'è tutto un mondo legato all'outdoor molto importante, che poi ritroveremo più avanti a Taos. Ma per dire, ricordando quel che ho detto all'inizio, cioè che siamo a 2200 metri di quota, a pochi chilometri di distanza da Santa Fe c'è anche una stazione sciistica con pochi, una decina di impianti di risalita, però molto rinomata nella zona, e credo che sia poi proprio su quelle Sangre de Cristo Mountain, che è quella catena che poi risale verso nord e arriva fino vicino a Mesa Verde, vicino al Colorado, Grey Sand Dunes in Colorado, che abbiamo visto in una puntata precedente. Ma infatti si fa, secondo me, Santa Fe, al di là di essere esplorata in lungo e in largo, meriterebbe di diventare un punto di partenza per esplorare poi tutto il circondario. Voce assolutamente importantissima è il lato gastronomico.
Certamente la cucina del New Mexico poi viene esemplificata nella dicitura ormai passata, ormai in chiave moderna, della cucina Tex-Mex, no? Però direi che è un capitolo importantissimo per chi visita il New Mexico. Direi, allora, ci sono amanti e estimatori, poi ci sono quelli che invece non apprezzano perché evidentemente non amano un ingrediente fondamentale che è il chili, il peperoncino. Il peperoncino è un po', direi, il simbolo, oserei dire, del New Mexico. Il New Mexico ha, fra l'altro, una coltivazione importantissima. Il peperoncino all'origine è verde, lo troviamo nella versione verde, qui per esempio in questa immagine c'è una bellissima salsa di peperoncino verde, e poi quando arriva a maturazione ed essiccazione evidentemente lo troviamo rosso. Ora, i piatti sono ovviamente molto legati alla tradizione messicana, ciò che gusteremmo a Santa Fe probabilmente ci riporterebbe alla memoria del Messico. Enchiladas, tortillas e via dicendo, ovviamente grande uso di spezie. Altro elemento fondamentale sono i pinoli, che sono anche questo un prodotto del New Mexico, vengono molto impiegati nella preparazione dei piatti, e quindi direi che è una cucina sostanziosa, molto ricca, non mancano di certo i fagioli. E quindi il chile, perché è così, si dice chile nel New Mexico, non è chili con carne, ma è chile. Il chile è fondamentale e lo troviamo poi a livello di decorazione in qualsiasi caseggiato che andremo ad esplorare nelle nostre passeggiate, perché vengono composti questi grappoli di peperoncino rosso bellissimi, vengono praticamente... composti a mano, ed è una lavorazione molto lunga, e vengono chiamati rastras, e chi se lo vuole portare a casa, io l'ho fatto, ce l'ho appeso in cucina, sono bellissimi e sono estremamente caratteristici. Ecco, io suggerirei, giusto per chiudere il capitolo della cucina e del palato, andate a Canyon Road, spendete qua un po' di soldini, ma ne vale la pena, e andate nel ristorante Geronimo, perché peraltro è ricavato in un adobe del 1756. Quindi mangiate bene in una via circondata di arte di artisti, e soprattutto mangiate in un adobe che non è una riproduzione moderna, ma è un originale. Poi, una volta che avete pasteggiato, o prima o dopo, non dimenticate che a Santa Fe esiste il Margarita Trail, ed è praticamente un percorso che è stato istituito nel 2016 e che va a radunare 45 tappe diverse, a scelta evidentemente, dove andare a gustarsi un margarita, e sono tutte diverse, quindi potete fare una hit parade sul margarita più gustoso di Santa Fe, e penso che sia assolutamente, diciamo, in linea con la cucina del New Mexico. E poi in albergo si torna a piedi, però. Certo, ma tanto Santa Fe la puoi girare a piedi. Assolutamente. Non è un problema. Anzi, no? Non l'abbiamo detto, ma a Santa Fe, che si presume sia tappa di un viaggio fly and drive, la macchina si parcheggia e la si abbandona, perché la città è complicatissima dal punto di vista di viaggiare in macchina, perché è una struttura architettonica fatta per cavalli e calessi, o a piedi meglio ancora. Quindi è assolutamente. Quindi si va a piedi. Peraltro l'area del New Mexico, come diceva Marco, siamo a 2000 metri, è anche bella cristallina. Ah, ricordiamoci peraltro che d'inverno qua fa un po' freddino, perché siamo in un'area che viene definita steppa semi-arida, quindi d'inverno non sottovalutiamo di avere il nostro bel cappottino, anche i guantini, la sciarpetta, il copricapo, mentre il mese più caldo a Santa Fe lo registriamo senz'altro durante il mese di giugno. E qui le temperature possono essere importanti.
Ritornando al discorso storico che abbiamo accennato prima, affrontiamo il capitolo forse più importante, che è quello dei Pueblo. Come abbiamo detto, qui siamo su una regione che ospitava popolazioni nomade paloindiane, i famosi Anazazi che abbiamo accennato prima, e che poi sono diffusi in tutta l'area dei Four Corners, quindi anche in Colorado, Arizona e Utah volendo. E qui troviamo i 19 Pueblo, dei molti di più di quelli che erano quando ci furono i primi conquistadori, se era molti di più i Pueblo, ma sono rimasti 19. E una cosa importante da sottolineare è che ogni Pueblo è una nazione sovrana. Ogni Pueblo a sé è una nazione sovrana. Magari hanno in alcuni casi in comune il ceppo linguistico, per esempio i Tewa, che sono un ceppo linguistico molto importante, soprattutto per la zona nord, sopra Santa Fe e Taos. Ma ogni Pueblo è una nazione sovrana. Ne vediamo qualcuno, abbiamo inserito questo, è più che per la parte storica una parte di curiosità, perché il Pueblo di Tezuque aveva costruito, per sostenersi economicamente, un casinò che non ha avuto molto fortuna, va bene, ed è stato soppiantato con uno studio di produzioni cinematografiche. Infatti qui un paio d'anni fa ci hanno girato News of the World con Tom Hanks, non so se l'avete visto, ve lo consiglio, su Netflix ci dovrebbe essere ancora, che è un film molto molto interessante, dove Hanks fa la sua solita parte eccezionale, e questo che vediamo nella foto è lo studio cinematografico, con poi tutta la parte anche esterna che fa da set naturale per tutte le produzioni che vogliono girare film non solamente western, ma qui si presta a tantissime altre possibilità, ma ovviamente lo scenario è quello tipico western di questi paesaggi qua. Ripeto, era un pueblo dei tanti pueblo storici, ma ormai la parte storica non c'è praticamente più. E questo, diciamo, svetta come interesse per il discorso cinematografico. Un altro pueblo invece che è rimasto molto integro negli anni, sta parlando di una storia millenaria, è questo di San Ildefonso, che è un pueblo che si trova a nord di Santa Fe, poco distante, un'oretta di macchina neanche, e che è molto molto famoso per la sua ceramica scura, è molto molto importante per quello, è molto importante anche perché insieme al pueblo di Acoma fu uno di quelli che nella rivolta del Pueblo dei 1680, e poi magari la riaccenneremo, è stato tra i più diciamo attivi contro gli spagnoli, contro i conquistatori spagnoli, ed è una visita che io suggerisco assolutamente, perché queste sono foto che ho fatto io, era tipo le 2, le 3 del pomeriggio, non c'era un'anima, va bene? Non c'era un'anima, mentre invece poi lo vedremo, se si va a Taos o ad Acoma, c'è gente, ovviamente, anzi, è gente scaglionata con visite anche guidate. Qui praticamente non c'era nessuno. È un pueblo che ha una grandissima tradizione di manifestazioni culturali native, quindi quelli che potremmo definire dei powwow, ricchissimi di danze, che si tengono ancora qui ogni anno, ed è visitabile in maniera libera, praticamente si passa dal visitor center e poi si accede a tutta l'area, e vediamo questi scorci fotografici. Secondo me questo è uno di quelli che sono considerati pueblos minori, ma per me vale assolutamente la visita, almeno a me ha colpito molto, forse anche per il fatto che ero davvero da solo, cioè qui queste foto l'ho fatte io e non mi pare di aver visto nessun altro turista in quelle 2 ore in cui ci sono stato. Qui Marco invece è una visita che hai fatto te. Sì, facciamo forse un piccolo passo indietro storicamente, perché a Puyallup Cliff, che non a caso non fa parte dell'insieme dei Pueblo che hai citato, perché è un insediamento cronologicamente un po' precedente. Come potete immaginare, vedere dalle immagini, si ritrovano degli elementi che chi ha visitato Mesa Verde o chi ha seguito la nostra puntata dedicata al Colorado ritrova, quindi sono insediamenti rupestri che si visitano. Nell'immagine a sinistra c'è una guida nativa che ci ha accompagnato nella visita, e c'è una parte di insediamento sopra il tavolato roccioso che si può intuire nella immagine principale, e l'altra parte invece sono veramente un villaggio rupestre dentro a queste scogliere di arenaria, in parte visitabile, in parte no, perché poi non tutto è così sicuro, e quindi è, diciamo, un po' una chicca, nel senso che è abbastanza fuori dai,
dagli itinerari soliti, dalle Taos, che appunto vedremo fra poco, che è patrimonio UNESCO, ma molto interessante per capire appunto dove e com'erano i primi insediamenti di questi nativi. Ce l'abbiamo messo, Marco, perché ora, volendo fare un itinerario, si tratta sempre di nord di Santa Fe, quindi siamo usciti dai Pueblo, abbiamo messo quel Puye Cliff, e anche questo ora poi racconterai che cos'è, proprio perché rientra cronologicamente, andando in ordine, salendo a nord verso Taos, è un percorso facile da seguire in cui si fanno tutte queste visite. Un'altra, per esempio, è questa, che è un santuario molto singolare, perché non si aspetta. Il santuario di Chimayo, per me è stata una scoperta assoluta, perché appunto chi mi accompagnava mi ha portato a vederlo, e si scopre che questa piccola chiesetta in adobe, con gli edifici che la circondano, è il secondo più visitato santuario cristiano nel Nord America. Beh, qui ovviamente la causa è legata al fatto che la cultura della religione cattolica era la più diffusa nelle aree di influenza spagnola e messicana. E poi all'origine di questo luogo c'è un evento miracoloso che riguarda un crocifisso che è stato trovato piantato nella terra, per cui la terra che è ancora al centro di questo santuario, che è oggetto di devozione, avrebbe proprietà miracolose. Ritroviamo qui la struttura in adobe più volte citata, e i mattoni che ha ben descritto Olga all'inizio. Ecco, questa è un'altra immagine che fa vedere il complesso di questo piccolissimo santuario. Ah, vedete la chiesa? Marco, è giusto dirlo, è giusto definire la Lourdes degli Stati Uniti d'America, no? Proprio per l'affluenza, che sono 300.000 i devoti pellegrini che vanno a Chimayo ogni anno. Esatto. Quindi è un fenomeno molto, molto interessante, che, come dire, fa anche capire la commistione molto forte tra la cultura locale dei nativi e quella poi portata dai conquistadores e dai missionari francescani, che abbiamo incontrato anche poco fa quando parlavamo di Santa Fe. Come si vede dal simbolo, questo è classificato tra le tante classificazioni del National Park Service come American Latino Heritage. È un sito molto singolare, che rientra fra i 423 siti protetti, a parte i 63 parchi nazionali, che hanno una designazione storica o naturalistica o culturale o quello che è, e che comunque sono sotto la gestione del National Park Service. Non ci stancheremo mai di segnalare come straordinaria, e come sarebbe necessario imitarla anche in un paese straricco di emergenze culturali come l'Italia, cioè imitarla. Ah, vabbè. Ma ne parleremo magari in una puntata. Sì, esatto, lì sarebbe una puntata che non finisce. Allora, proseguendo il nostro cammino a nord di Santa Fe, arriviamo all'apoteosi del Pueblo, perché questo è Taos Pueblo, ha oltre 1000 anni di vita, perché è stato continuativamente vissuto da oltre 1000 anni, è anche un sito UNESCO, Marco, anche tu l'hai visitato. Sì, bene. Sì. Queste foto sono mie, anche queste, ma non per vantarmi, perché chiunque fa foto di questo genere visitando Taos Pueblo, faccio notare che io qui invece ci sono andato la mattina prestissimo all'apertura, perché qui dalle 8 in poi, quando iniziano, diciamo, le visite, in condizioni normali, ovviamente. Sì, ora, anche perché condizioni normali, ci sono pullman di turisti, visite scaglionate in fasce orarie, e chiaramente questo pueblo si anima di tutto ciò che sono gli abitanti o le loro botteghine artigianali che vendono oggetti. Anche perché Stefano, dobbiamo ricordare che questo pueblo, e credo anche la maggioranza degli altri che hai visitato tu, sono abitati. Certo, assolutamente, è chiaro, non sono una cosa fatta per sono musei. No. Sono circa 150 residenti, e vieni ben avvisato quando entri che non è che puoi metterti lì a fotografare le loro case. No, è vero. Persone, perché questi si arrabbiano giustamente. E quindi questo, anzi, ci sono, mi pare, delle feste, qui quella di San Girolamo, che sono feste tradizionali locali, in cui è proprio vietato entrare con apparecchi fotografici e fotografarli, perché sono feste locali. No, fra l'altro, poi lo vediamo anche con Acoma, ma lo diciamo subito, quando vai in questi pueblos, come per esempio Taos o Acoma, che poi vedremo, ti fanno pagare la macchina fotografica,
se tu fai, capito, fanno pagare un costo della macchina fotografica, certo. E poi ti viene sempre chiesto, giustamente, se fai foto alle persone, di chiedere prima il permesso, giustamente, certo. Perché vai a casa loro, è come se uno venisse da noi e ti fa le foto mentre sei lì magari a fare le tue cose o a mangiare, che non è uno zoo, no. Ecco, vorrei che questo fosse ben chiaro. Quindi viene fatta pagare macchina fotografica, viene fatto pagare l'ingresso separatamente, se c'hai la cinepresa, che ora vabbè non usa più questa distinzione, ma se hai due cose, due apparecchi per riprendere, li paghi tutte e due separatamente. Quindi insomma, sì, c'è molta attenzione su questo. E poi se sei fortunato come sei stato tu ad arrivarci con una giornata spettacolare come quella che si vedeva prima, ci sono arrivato che il cielo era grigio e lo so, quello condiziona molto la qualità anche della visita. Volevo dire, sono arrivato lì e ho detto, tutto qui, perché questo è un luogo UNESCO? Poi dopo cominci a girarci dentro con discrezione, come dicevamo, e vedi queste porte colorate, vedi delle botte Gucci, vedi delle cose veramente autentiche, cioè dei piccoli artisti locali che espongono le loro ceramiche e quant'altro, e apprezzi il fatto che si tratta di una situazione ancora autentica, benché appunto, soprattutto a Taos, un po' inflazionata dai turisti, ma perché se ci si va al mattino presto, come dicevi tu, si trovano ancora situazioni molto... Assolutamente. Tranquille. Ricordiamo nello scorcio di foto, che è un po' nascosta dalle nostre facce, ma si vede, Peter Fonda sul suo chopper, che qui sono state girate delle scene di Easy Rider, e chi va a rivedere il film lo vede, e alcune scene di Easy Rider sono state girate anche qua a Taos, e quindi ha avuto anche la sua... fama cinematografica, perché poi in realtà non è stato molto sfruttato per altri set, quindi lì si vede praticamente quando Peter Fonda va con i suoi compagni di viaggio e passa anche dal Pueblo di Taos nel suo viaggio verso New Orleans. Pueblo di Taos, che non va confuso con la città di Taos. No, infatti ora poi la vediamo. Infatti, Pueblos è una cosa a sé, è la parte storica, è il centro, il nucleo abitativo storico dell'area di Taos. Poi la cittadina di Taos è nata leggermente a sud in altri tempi. Qui vediamo altre immagini. Come dicevamo prima, tutte queste porticine sono le abitazioni che spesso nell'apertura del pueblo al pubblico diventano delle piccole botteghe artigianali, non tutte, ma chi vuole, i proprietari, lo adibisce a piccola bottega artigianale, dove uno entra e acquista le cose e fa del business con gli abitanti del pueblo. Alcuni no, alcuni sono semplicemente case che ci vivono e quindi rimangono chiuse e non si visitano, cioè non si va all'interno delle case se non sono botteghe artigianali aperte, in cui magari appunto c'è l'invito a entrare per vedere la merce, se no sono case private e non ti fanno certo entrare. E questo soprattutto si vede ad Acoma più che qui, poi lo vediamo, perché appunto sono pueblo abitati, ci vivono, non è per turismo e basta. Questo è un altro piccolo, diciamo, gioiello che si trova sempre nell'area di Taos, che è il Rancho de Taos, la cittadina si chiama, e questa è la chiesa di San Francesco, tanto per cambiare i nomi, non sono stati molto fantasiosi con i nomi, perché ce l'abbiamo messa perché il lato sud della chiesa, lo vediamo in basso a sinistra, è stato ed è tuttora un'ispirazione per artisti. Qui vediamo Ansel Adams, famoso fotografo, padre del bianco e nero americano, anche uno degli, secondo me, scopritori dei parchi nazionali con le sue fotografie, ma la stessa Giorgio Kiffi qui ci ha ripreso dei dipinti notevoli. Quindi questa piccola chiesa, costruita tra il 1772 e conclusa nel 1816, è diventata un simbolo artistico molto importante. Cosa? Mi hanno detto che a giugno i parrocchiani tutti gli anni si radunano per fare la piccola manutenzione dell'adobe. Non lo sapevo. Si chiama Enharre, ed è quasi un rito ogni anno. Praticamente parrocchiani cittadini aggiungono uno strato di fango alle pareti della chiesa, che appunto, essendo un'adobe, ha bisogno della manutenzione, ed è un rito proprio, è una tradizione.
Questo invece è uno scorcio di Taos, che è una piccola Santa Fe, mettiamola così, ma in realtà è molto piccolina, però molto graziosa, è la cittadina, e anche questa la caratteristica architettonica, Marco, è la stessa di Santa Fe, cioè la piazza principale, la struttura adobe presente dappertutto, gli edifici più storici, vediamo appunto alcuni scorci, questa casa qua in basso a destra, che è conosciuta come Casitas o Casa Wagner, risale a metà dell'Ottocento, quindi insomma, ha degli edifici storici interessanti e rappresenta perfettamente lo stile New Mexico, anche nei colori, la treccia di peperoncini che diceva Olga, piantata lì accanto alla porta di casa, che è una caratteristica di tutte le abitazioni, questi colori pastello che sono un'altrettanta caratteristica di tutti gli edifici storici del New Mexico, i turchesi, i rossi, li troviamo, gli arancioni li troviamo dappertutto, quindi anche Taos secondo me merita assolutamente la visita, perché una volta si va a visitare il pueblo di Taos si va a dare anche un'occhiata a Taos, volendo ci si dorme anche, perché io ci ho dormito l'ultima volta, è molto carina. E questa, Marco, è la casa museo di Kit Carson, da non confondere con il padre di Tex, perché è stato altro personaggio, esatto, un attimino più esploratore, guida scout e grosso, diciamo, combattente nel domare le rivolte native, nelle rivolte indiane. Infatti fu uno degli ultimi che ha combattuto, non uno degli ultimi, lui è stato tra quelli che ha combattuto di più gli Apache della zona. E comunque è stato anche abbastanza corretto nel suo comportamento, perché non è stato proprio un persecutore di indiani, li rispettava molto, però sicuramente non è l'amico buono dei nativi come si vede in Tex Willer, è stato tutt'altro personaggio. Il museo è interessante perché assolutamente fa vedere vari reperti della sua vita, quindi è interessante fermarsi lì. E qui siamo forse nel pueblo più spettacolare, perché questo è un posto veramente straordinario. Sky City fa parte. Qui siamo a sud, scusa Marco, qui siamo tornati a sud, siamo a sud di Albuquerque. Sud-est di Albuquerque. Esatto. A me, quando l'ho visitato, mi ha fatto venire in mente, un parallelo può essere un po' ardito, Masada, cioè quella località nel deserto israeliano che fu teatro di un'epopea di resistenza contro l'invasione dei romani. E vedete che la situazione, per chi ha conosciuto o ha visto Masada, è uguale. C'è un tavolato di arenaria sopra il quale vi è questo insediamento, questo pueblo tuttora abitato, ed è il più antico insediamento abitato continuativamente di tutto il Nord America, che oggi è visitabile solo in gruppi guidati, nel senso che bisogna lasciare l'auto presso il visitor center, un interessante museo che si chiama Aku Museum, e poi da lì con i pulmini si parte con la guida e si sale con la strada, ma si può anche poi scendere a piedi lungo dei sentieri in mezzo a questi calanchi, e si sale per visitare. Anche qui bisogna stare molto attenti perché la popolazione residente è molto gelosa della sua privacy, e si vedono queste semplici strutture architettoniche che però sono veramente emblematiche un po' di tutta l'architettura dei pueblo, anche per questo tipo di collocazione. E Stefano, qui è stata teatro di situazioni molto difficili e pesanti, anche di atrocità da parte degli invasori spagnoli. Sì, perché questa è stata una dei pueblo in cui c'è stata la rivolta più importante, 1680 se non sbaglio, poi durata per molti anni, per una decina d'anni oltre, e Acoma è stata una delle città simbolo della rivolta dei pueblo, che poi si allearono quasi in maniera spontanea i vari pueblo, non tutti, insomma una decina dei pueblo contro i conquistadores spagnoli, quindi è stato sicuramente un capitolo della storia del New Mexico molto molto importante e tuttora secondo me molto sentito, perché le popolazioni pueblo, non so se ci hai fatto caso anche te Marco, ma sono molto schive. Non sono assolutamente come un po' tutti i nativi americani che non sono integrati bene nella diciamo nel tessuto sociale a cui appartengono, perché ci sono alcuni che ormai hanno studiato, fanno varie professioni eccetera, ma qui ad Acoma io ho avuto quella sensazione ancora di distacco e di presa di distanza forse anche perché alle origini di quell'insediamento in quella location così particolare, per dire come le storie sono anche più complicate di quello che sembra, c'era anche motivazione di difendersi dalle scorrerie di chi? Dei Comanci e degli Apache, quindi anche all'interno delle popolazioni native. Lo so, è vero, non erano il problema
giusto per chiudere la questione, il problema dei nativi è che erano tutte nazioni distinte e anche fra di loro combattevano e non sono state compatte nell'opporsi all'invasione degli occidentali, dei bianchi, o chiamiamolo. Ma perché era un discorso legato fortemente alla difesa e al potere sul proprio territorio. Esatto. E quindi questo creava delle conflittualità. Esatto. Soprattutto poi quando si parla di popolazioni nomadi. E allora diventa ancora più acuta la cosa. Eh beh, certo, infatti. E come mai c'è il mio nome nessuno? No, allora, ci ho inserito questa slide, secondo me è curiosa, perché è stato a Coma il set di un film in cui Sergio Leone non era il regista, ma lo è anche quasi stato, era il produttore. Tonino Valeri era il regista di questo film, che ha protagonisti Terence Hill e Henry Fonda. Quindi Henry Fonda, allora, Terence Hill per me è comunque un mito, ma Henry Fonda è un mito indiscusso del cinema americano. E Leone volle fare questo film con la musica, fra l'altro, di Morricone, quindi non è un filmetto come potrebbe sembrare, anche se poi Terence Hill fa la parte scanzonata solita sua, che è stata, diciamo, famosa da Trinità in poi. Però qui c'è stata la location in 1973 di questo film, ed è uno dei pochi film che ha visto come location a Coma, perché se noi ci pensiamo non è che questo pueblo si vede in tanti film western, anzi direi che sono andato a pescare questo, che è orgogliosamente mezzo italiano, anche se la produzione era mezza tedesca, eccetera, però insomma è un film che qui ha girato diverse scene interessanti, come in altre parti d'America, e ce l'ho voluto mettere a memoria anche dei due geni, Leone e Morricone. E quindi anche questo, diciamo, c'è un pezzetto d'Italia, dai, anche ad Acoma Pueblo. Che a me, io guarda, sono stato 3 volte e tutte le volte ci sono tornato, è stato veramente una cosa incredibile, perché fra l'altro loro sono tutte le popolazioni Pueblo, ma queste di Acoma in particolare sono dei produttori, degli esecutori di ceramiche che qui vediamo, straordinarie, e questo tipo di ceramiche di Acoma sono talmente singolari che sono uniche, cioè non sono replicate dagli altri pueblo. Ogni pueblo ha un po' un suo stile. Avevamo detto che San Ildefonso aveva le ceramiche scure nere, queste di Acoma si distinguono per questi colori e queste geometrie qua, e ritornando a Santa Fe, ritornando ad Albuquerque, le troviamo sia qua, se uno le vuole comprare, sia nelle gallerie d'arte di Albuquerque e Santa Fe. Io non l'ho mai comprate, perché il costo non è che sia un proibitivo, sono anche accessibili alcuni vasi più piccoli. Per me la paura era il trasporto, io non ho avuto il coraggio di portarmele in giro. Oddio, bagaglio a mano, uno piccolo probabilmente lo porti intatto a casa, però dovendo fare, quando sono capitato in questi posti, avevo il viaggio a metà, dovendomi fare tutti gli spostamenti, non mi ho avuto il coraggio di comprarmele nessuna di queste. Allora, siamo arrivati in fondo a questa puntata bella, bella densa, siamo stati anche un po' più lunghi del solito, ma secondo, giustamente ha detto Olga, il Numesio meritava forse anche 3 o 4 puntate, noi l'abbiamo condensate in 2. Marco, ti ringraziamo per questa tua partecipazione, e poi con te ci risentiremo per qualche altra cosa sicuramente. E noi diamo invece appuntamento per la seconda parte di New Mexico a lunedì successivo, a lunedì prossimo, certo. E avremo con noi un altro ospite, insomma è già mezzo svelato, ma lo diremo nei giorni a venire. No, vabbè, ma non svegliamolo, dai. Lo diremo nei giorni a venire, esatto. E che ci accompagnerà nella parte poi più sud orientale del New Mexico. Infatti vi vediamo un'anticipazione, che è White Sands, nella zona di Las Cruces, che è un national park straordinario, altro scorcio di New Mexico veramente incredibile, uno stato che purtroppo da noi meriterebbe un po' più d'attenzione, come del resto il Colorado, come del resto tante altre zone americane che vengono un po' non considerate dal turismo bistrattato. Un pochetto, okay. Sì, ma al loro stesso interno, Olga, al loro stesso interno degli Stati Uniti. Ma io comunque adesso vi lascio, ragazzi, perché vado a farmi un margarita, va bene? Io un burrito, va bene. Buona grazie a tutti. Grazie Marco. Torneremo a viaggiare. Ciao Marco, e andremo in New Messico. Esatto. Ciao. Assolutamente. Ciao, Marco, ciao.